Bentornati a Parte Prima, che come sapete è lo spazio di approfondimento che ho voluto per avvicinare tutti quanti i cittadini alle vicende politiche del nostro comune. In questa prima puntata del 2011, come tradizione, ci occupiamo delle cose che siamo riusciti a fare nell'anno appena trascorso, comunichiamo i buoni propositi, o meglio, quello che siamo sicuri di poter realizzare nell'anno 21, e daremo anche uno sguardo alle vicende politiche che hanno attraversato Succivo in questi ultimi giorni. Gli ultimi giorni del 2010 sono stati dei giorni veramente convulsi, poiché 9 consiglieri comunali, di cui 7 della maggioranza e 2 dell'opposizione, hanno rassegnato le proprie dimissioni da consiglieri comunali, appunto. Il loro intento, in teoria, era quella di giungere allo scioglimento del consiglio comunale, ma non ci sono riusciti poiché hanno sbagliato le modalità in cui presentare le dimissioni da consiglieri comunali. Il prefetto ha autorizzato il presidente del consiglio comunale a convocare una seduta consiliare per procedere esclusivamente alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari. Ci scusiamo infatti con voi poiché non riusciamo a mettere in onda questo consiglio comunale, ma era un consiglio comunale meramente tecnico in cui abbiamo fatto sedere in consiglio comunale i consiglieri che erano risultati non eletti nelle fila della maggioranza e dell'opposizione. Vi è però una particolarità: non vi erano abbastanza candidati non eletti nelle fila della lista che è risultata vincitrice alle ultime elezioni. E infatti l'organo consiliare, che risulta oggi composto in modo legittimo e pienamente funzionante, però vedrà un numero di consiglieri ridotti nel numero di 2 membri. L'interessante novità della nuova composizione del Consiglio Comunale è che ne fanno parte dei giovani della politica, non tanto in senso anagrafico, ma giovani nel senso di persone che non hanno una lunga militanza e una lunga esperienza politica sulle spalle. Un po' come me, infatti, il mio impegno in politica risale ad appena 4 anni. E questo fa ben sperare anche per il futuro della politica di Succivo, nel senso che forse a causa delle dimissioni, ancorché sbagliate, si è dato un vero spazio a persone nuove, ad idee fresche nella politica di Succivo, e speriamo che possano portare anche dei nuovi semi e delle nuove piante per il futuro. Il tempo ci dirà quale sarà il posizionamento che questi consiglieri comunali appena entrati prenderanno, nel senso se faranno parte della maggioranza o dell'opposizione, oppure ancora se qualcuno di loro avrà voglia di assumere su di sé responsabilità di governo e quindi impegnarsi concretamente e fattivamente a favore del proprio paese. Il vero banco di prova in cui saranno impegnati i nuovi consiglieri sarà il prossimo consiglio comunale, in cui di sicuro porteremo l'attuazione definitiva del piano casa, piano di cui abbiamo già ampiamente parlato e di cui abbiamo spiegato i metodi che abbiamo utilizzato per le scelte a favore della nostra comunità. Di sicuro saranno anche impegnati e dovranno prendere delle scelte al pari delle nostre a favore degli LSU, infatti l'amministrazione comunale ha come obiettivo la stabilizzazione di 14 lavoratori socialmente utili grazie ad una legge regionale che consente a questi di finire la loro vita di precariato e di incominciare una vita con uno stipendio e un'assunzione a tempo indeterminato. Un altro argomento molto importante che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi e che quindi sarà importante anche per comprendere quali saranno le scelte dei nuovi consiglieri comunali è il piano di insediamento produttivo, quelli che normalmente vengono chiamati PIP, ossia la nuova zona industriale di Succivo, poiché tra il 10 e il 20 di gennaio ci sarà la sentenza del Consiglio di Stato e speriamo che dia ancora una volta ragione al Comune di Succivo e quindi riusciamo a sbloccare questa nuova infrastruttura che da oltre 15 anni è attesa da tutti coloro i quali hanno investito per fare impresa qui a Succivo. Un altro dei risultati raggiunti dal mio assessorato è stato l'acquisto del furgoncino per la manutenzione della pubblica illuminazione. Infatti il comune sosteneva dei costi per il noleggio di questo furgoncino ed il mio assessorato, a parità di costi, ha ritenuto opportuno acquistarlo in modo tale da ottenere un vantaggio economico per l'ente ed un miglior servizio per il cittadino.
Prima di lasciarci, per il nuovo anno auguro a tutti i cittadini di poter essere rappresentati da una maggioranza coesa e compatta, tale da poter raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati in campagna elettorale 4 anni or sono. Il mio augurio è anche quello di lavorare insieme per il rinnovo e il rilancio della nostra comunità. Buon 2011 a tutti!